Ci vediamo. Siamo sottili fili di seta nella trama del destino. A volte un intreccio casuale e irripetibile produce meraviglie inaspettate. Mercante di stoffe è una storia d'amore che si svolge tra un periodo storico, il 1940, e i tempi d'oggi. L'idea era quella di raccontare una storia d'amore. Era interessante avere due tipologie diverse, due culture diverse e metterle a confronto. E qui nasce appunto il rapporto tra Alessandro, un uomo occidentale, e Najiba, una donna araba. Perché è venuto fino a qui? Per ritrovare le mie stoffe, la mia seta. Allora sarà soddisfatto. Ha trovato quello che cercava. Vorrei tanto che fosse così. Ed è un film appunto di atmosfera, molto delicato. I silenzi nella storia a volte dicono molto più delle parole. Ed era questa l'intenzione del film. E anche il lavoro con gli attori è stato fatto in questa direzione, cioè quello a togliere, cioè lasciare spazio all'immagine. In una notte lontana, un frammento di luna si posò su una montagna e apparve la principessa Samira. Era così bella che gli uomini vennero da ogni parte del mondo per ammirarla. Nel film citiamo una leggenda. Questa leggenda io l'ho letta molti anni fa su un vecchio testo siriano, che non ricordo bene il titolo. Non era esattamente come quella che abbiamo raccontato, ma molto vicino. E diciamo su quella leggenda abbiamo ricalcato alcune cose e l'abbiamo riportata poi al cinema. E credo che dà, diciamo, questa idea di favola, no? A questa storia così, questa storia d'amore, in qualche modo gli dà un alone, quasi a proteggerlo questo amore. Ed è anche poi il riscatto finale di un amore. Che Dio ti perdoni. Quale potrebbe essere oggi il messaggio del mercante? Che l'amore è importante, è fondamentale, la vita. E potrebbe essere anche un monito per alcuni politici. Se ci fosse più comprensione, più tolleranza, le cose potrebbero sicuramente migliorare. Najiba.